Meteo, la nuova settimana inizia con Hail. Guarda quante regioni interessate fino al ponte del 2 giugno. Situazione atmosferica per la nuova settimana. La nuova settimana si preannuncia subito burrascosa in varie regioni e con gli ultimi aggiornamenti anche per il ponte del 2 giugno sono molte le regioni a rischio maltempo. L'attuale andamento climatico proseguirà per le particolari configurazioni sinottiche a livello europeo, una sorta di blocco atmosferico a bicella con due figure ben separate di alta e bassa pressione. La mappa sottostante evidenzia chiaramente l'anomalia pressoria attesa per la prossima settimana. L'anticiclone occuperà un'area insolita, tra le isole britanniche e la penisola scandinava, garantendo bel tempo e soleggiamento su questi settori. Nel bacino del Mediterraneo, invece, troviamo una vasta area a bassa pressione colorata di azzurro con vari cicloni responsabili maltempo temporali. Alta pressione nord Europa. Palude barica sul Mediterraneo. In termini tecnici si parla di palude barica, bacino del Mediterraneo, concretamente indica che la pressione atmosferica si manterrà piuttosto bassa, favorendo una latente instabilità, preannunciando piogge e temporali frequenti grandinate, specie nelle ore pomeridiane. Insomma, senza via d'uscita, l'Italia si ritroverà ancora sorta di gabbia ciclonica. Tuttavia, come spesso accade in questa parte finale della stagione, ciò non significa che intere giornate saranno compromesse dalle precipitazioni, anzi, i fenomeni stagione spesso durano poche ore e poi torna il sole. Certo è che sembra prevalere, già da lunedì 29 maggio, e per i giorni successivi, un tempo dinamico con un surplus di precipitazioni rispetto alla media, soprattutto al centro-sud con molti temporali e anche localizzate grandinate. Non andrà meglio al nord, dove potrebbero scoppiare improvvisi temporali nelle ore pomeridiane, soprattutto sulle Alpi. Poche le novità previste per il ponte del 2 giugno. L'assenza ondata alta pressione sul bacino del Mediterraneo manterrà le condizioni meteo molto instabili, per questo non escludiamo il rischio temporali oltre gran parte dell'Italia, anche all'inizio giugno.